Bentornati a tutti ragazzi, oggi se proseguiamo Bed and Breakfast. Allora, carichiamo il nostro salvataggio. Questa missione l'ho completata. Allora, hai trovato qualche grub? Il grub che non lo so esattamente. Non so, qualche rifiuto. Grub in italiano significa ripulire. Quindi hai ripulito qualcosa? Beh, penso che sì. Sì, è qui. Sì, proprio qui. Pane raffermo, formaggio croccante, salma vecchia di una settimana. Questo è tutto quello che ho potuto trovare. Proprio come faceva la mamma. Va bene. Cantatore incantatore. Lo charm praticamente. Molto affascinante. Ti lascerò comprare la mia selezione speciale di brodaglia. E qui ti lascerò anche questo gratis. Questa cosa gratis. Ma qualsiasi altra cosa ha un prezzo. E non intendo nessuna di quelle puzzolenti cose umane. Ton, la spazzatura di Ton. E poi Ton fa riferimento probabilmente a... sì, Oak sarebbe. Che in Animal Crossing è quello che ti fa la vendita. Ok. Intendo vari oggetti di valore. Ok, cosa dice della spazzatura? Tuk, la spazzatura Tuk è il punto di riferimento per gli oggetti decorativi. Ha preso. Allora, adesso Tuk accetta le valutazioni come valuta. Il mondo ne è disseminato letteralmente di questi oggetti. Quindi succede. Gli ospiti lanciano o lasciano anche rifiuti che poi raccoglie e utilizzare per questi oggetti creativi da Tuk. Ok. Va bene. Allora, questo dice Tuk. Allora, come mai non hai visto... Non ti ho visto qui prima. Oh, noi veniamo sempre qui a tuffarci nei cassonetti. Davvero? Non ti avevo preso per un criminale. No, no! Non in quel senso. Il mio amico Will lo faceva sempre con me mentre andavo insieme ed erano solo riviste opuscoli, niente roba criminale, qualcosa di sbagliato. Rilassati, mio amico delinquente, non farò la spia se non lo farai tu. Inoltre è da un po' che non si vede una manciata di non umani da queste parti. Non li vedo dai tempi della coppia che correva dietro
al grande inferno. In che senso? Sì, non... Sì, la mamma... non ci hanno mai permesso di passare il recinto del boschetto. Ora andiamo in giro come se fossimo i proprietari del posto, però. Non permette mai nessuno di dirti che non devi fare le cose. Di non fare. Di non farlo. Comunque, gli umani tornano a frotte, eh? È abbastanza... è piuttosto folle. Se riesci a fare questa tua cosa. Se ce la facessi. È probabile che farà incavolare in ca... scherisco are un po' di gente. Ascolta, ho molte domande, quindi la mia attività ruota intorno alle offerte, quindi praticamente ho bisogno di domande perché ci sono le offerte domande. Niente umani, niente spazzatura da rivenderti. E soprattutto guadagni magri se non ottieni nessuno che abbia abbastanza soldi da spendere, ovviamente. Scarica soprattutto la gente che è più ricca, scarica la spazzatura migliore. Un buon tipo di spazzatura, più costosa. Ti dirò una cosa, dato che stai sistemando il vecchio capannone per loro, quindi per gli umani, che ne dici di fare lo stesso con il mio chiosco? Un chiosco, non lo so. Erano soliti affollarsi in questo posto come procioni su un involico d'hamburger, sulla carta degli hamburger. Questi sono me, perché io sono un procione. Ci sto solo prendendo la mano. Questo suona molto più complicato però di... Na... dice... Tuk. Questo è una... è un... ah... no... comunque... affare fatto. Loro hanno solo bisogno di un paio di cose per tenerli distratti. Il cassonetto saprà tutto, quindi avrà tutto, conoscerà tutto. Loro, infatti questo è il posto in cui loro, gli umani, hanno costruito. Chissà quali nuovi tipi di merce avremo in negozio grazie a questi umani, no? Ok. Benvenuto. Magari benvenuto. Ma sì, dai, compriamo. Anche per provare. Allora, dice, parla con Tuk circa il piccolo chiosco. Allora. Un professionista della monnezza, direi, sarebbe. A tua disposizione. È a tua disposizione per i rifiuti, ecco. Ok.
adesso ci danno, se no no. E questo è la cassetta di attrezzi. Allora, ciao di nuovo, bambino mio. Volevo dire il mio apprendista preferito. Non preoccuparti, è tutto il giorno che mi chiama così. Ti ci abituerai. Ciao. Allora, senti, so da fonti autorevoli che è il chiosco lassù, ecco, la monnezza di Tuk, è la nostra prossima possibilità di migliorare la situazione per far venire altri umani. Tu cosa? Fai cosa? E che autorità sarebbe esattamente? Bene. Beh. Oh, meraviglioso. Il vecchio chiosco da viaggio e il gioiello di Timber Crossing. È stata una delle prime cose che gli umani hanno costruito qui. Oh, un po' come le piramidi. No, in realtà scoprirai che è più un parallelepipedo rettangolare. Rettangol cosa? Quindi penso che dovremmo abbellirlo come abbiamo fatto con The Seed. Questo aiuterà gli umani, e vabbè, questo farà attrarre molti più umani, quindi attrarrà più umani e ci farà guadagnare ancora più soldi, giusto Will? Giusto. Voglio ancora sapere come ti è venuta in mente questa cosa. Oh, è un'idea brillante, come al solito. Mio figlio mio. Studente. Sì, è quello che ho detto. Ecco di nuovo. Sto facendo di nuovo. In realtà non ci si abitua mai a quello che dice. Bene, iniziamo subito. Entra e libera il posto da tutte le macerie. Poi inizieremo a costruire. Ok, già l'abbiamo fatto. Perché non volendo io ci sono andata prima. Ok. Quindi, hai pulito tutto? Sì, è quasi scintillante. Oh, meraviglioso. Adesso... Se ricordo bene tutto, ci sono alcune cose che gli umani consumano, cioè cercano dentro un chiosco. Posso farne un paio, ma non ho tutto ciò che cui ho di bisogno per farli bene. Ci sono alcune stranezze di cui avrei bisogno per mettere tutto insieme.
Avrò bisogno di un po' di letteratura umana. Io ho un libro a casa mia, potrebbe essere utile, lo potresti usare. C'è anche un vecchio computer sotto la torre. Ah, Sandost. Sandost. Oh, è una sorta di apparato di scrittura. Penso che l'autista dell'autobus potrebbe averne uno nella sua baracca. Grande! Facciamo la caccia al tesoro. Prenditi il tuo tempo. Metto in tutto insieme il resto nel frattempo. Metterò tutto insieme nel resto. Ok. Però mi dice. Cioè, mi dice una cosa di lui. Ah, non so che. Ah, perché mi ha fatto prima, forse lui. Sei riuscito a trovare tutto? Ci è voluto un po', ma ecco qua. Oh, sì. Questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Cosa succederà adesso? Sì, non ci vorrà molto. Proprio come nuovo. Ok. Sì, non ho ancora avuto. Ok. Il chiosco è pronto. Oh, sì, già. Non avrei mai pensato di dirlo. Logorrea. Scusami. Sì, nella 38esima Across, vicino forse. Nel 38 Across, nella semifinale del Cruciverb del 1982, l'ho trovato il cassonetto l'altro giorno. Ah, ok. Le lettere disposte, va bene, in fila. Ecco, Cross, è disgustoso. No, stai pensando a un'altra cosa. Ho trovato anche quello. Comunque, sei stato bravo, ragazzo. No, ora ci sarà molta altra roba da comprare nel cassonetto. Oh, sto mettendo una buona parola con il Perril per fare. Una buona parola con il formaggio grosso. Con il grosso formaggio. Aspetta. Oh, vedi il tutorial. Ok. Va bene, Hank, ragazzo mio. Ho fatto tutto quello che potevo per questo posto. Penso che tu abbia iniziato bene qui. Anche se c'è ancora un bel po' di lavoro davanti a te. Oh, grazie, Tony. Tornerò al mio mulino, se mai avrai bisogno di me. Oh, saluta tua madre da parte mia. Le dirò di passare qualche volta. Ok. Visita il negozio per trovare nuovi articoli disponibili per l'acquisto. Ok. Hank, dove sei? Hank, dove sei stato? Ho notato tutto
tutto quello che c'era, tutto quello che c'era qua sopra. Beh, ho incontrato Tony e mi ha insegnato a trovarne un, a trovare un po' di legname. E poi abbiamo fatto un letto per gli umani e... E dove hai trovato l'alligatore? Oh no! Abbiamo trovato... Non abbiamo trovato nulla di tutto ciò. Solo Pino è compensato. Ah, aspetta un minuto. Aspetta, sì, tipo... Eni, ancora dei minuti adesso. Ma dovevamo usare anche del cotone. Hank. Sì. Mamma. Eccolo. Mi sono completamente dimenticato. Oh mio Dio. Noi dobbiamo tornare a casa. Ciao. Allora, prima di tornare a casa, vediamo cosa dice il tutorial. Allora, sbloccare i contenuti del negozio. Completare la missione, progredire attraverso la storia. Sblocca più oggetti in vendita nel negozio. E questo già l'ho detto pure nella descrizione. Allora, i progetti delle ricette di cucina devono essere acquistate solo una volta. Una volta presi, scompariranno dal negozio. Ok, mi sembra di più. Vabbè, iniziamo addirittura di quello che siamo già... cosa hai detto? C'è più ancora appunto un umanoide qui da questa parte. Ok, vedi quanti oggetti. Allora, le persone non vedono il valore di ciò che buttano. Via finché non glielo fai notare. E poi dagli un extra, caricarli con un extra. Il prestigio della tua proprietà è ancora troppo basso perché qualcuno se ne accorga. Per non parlare della cura. Torna quando sarà più alto il tuo prestigio. Ok. Viaggiare.
Oh, Hank, bambini. Hank, dove sei stato? Mio Dio misericordioso. Stai bene? È successo qualcosa? No, ok, io sto ok, mamma, non è successo niente. Va bene, buono. Cosa c'è in quella tua testa dura? Tu? Non ha nemmeno detto niente. L'hai spinto a non dire niente, vero? No, mamma. Will non ha fatto niente. Non siamo nemmeno stati così a lungo. Ma sono passati dei giorni. Gli umani stanno tornando. È un'altra cosa. Cosa? Loro cosa? Sì. Loro ci aiuteranno. Noi li stiamo aiutando. Ho capito. Bene. Suppongo non ci sia niente di sbagliato in questo. Avremo più persone da visitare, potremmo porteranno soldi, spazzatura, impareremo tutto su di loro e posso fare cose per loro, farò cose per loro, per me. Tony mi ha insegnato a costruire un letto e non lo sento da secoli. Beh, suppongo che non ci fosse niente di male. Che non ci sia niente di male. Per andare. Suppongo che non ci fosse niente di male. Ci sia stato niente di male. E non c'è niente che io posso fare per tenerti fuori da questo giro, insomma. Tenerti fuori dal giro. Non dire così, mamma, non vado da nessuna parte. Io adesso. È bello fare qualcosa là fuori, tanto per cambiare. Qualcosa di utile. Oh, lo so, caro. Per ora, almeno. Tu probabilmente sarai entusiasta, sarete voi entusiasti. Dovresti andare a riposare. Sì, dobbiamo andare a controllare i nostri umani. Allora, bellissimo cappellino da camionista. Ok. Ok. Va bene, caro. Almeno non dimenticare il cappello la prossima volta. Nel caso piovesse, ovviamente. Adesso vai a riposarti. Ah, Will. Cosa vuole Will? Non è Will. È un topino. Anthony, il vecchietto. Oh, non alzarti per me. Vedo bene da qui. Ma cosa? Diciamo solo che hai fatto la giusta impressione alle persone giuste, amico mio. Allora lui è il signor formaggio, formaggio grosso. Oddio, allora è mafioso. Non è vero, non ho fatto niente del genere. Rilassati, è una buona cosa. Lo è? Il topo sovradimensionato, quindi di queste dimensioni, ha detto che le dimensioni non si adattano ovunque.
Ascolta, hai avuto un grande impatto sul mio collega che parla di spazzatura, dell'associazione della spazzatura. E questo è raro. Nel caso tu abbia voglia di continuare così, per questa strada, la strada per la vecchia strada è ancora spinata. Deve essere... Sì, è spinata, ci sono degli ostacoli. Se ti capita di scendere laggiù, vieni a trovarmi alla discarica. Perché dovrei farlo? Perché ti farò una perché ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Eh sì, è il padrino praticamente. Non so, credo che potresti. Potrei. Non so, penso che potresti rifiutarla, ma è un'offerta piuttosto buona. Fai quello che vuoi, non mi interessa. Una nuova strada è stata sbloccata, la A24. Quindi strada. Strada dovrebbe essere. Questo è strano. Va bene. Lo spirito dell'avventura. Vai al sud di Timber Crossing ed entra nella A24. Ok. Vabbè. Oh, sì. Perfetto. Va bene, allora ragazzi, interrompiamo così proseguiamo la prossima puntata, ok? Che già sono 30 minuti. Ciao.